Ok. Allora, ce lo fa. Oggi di nuovo facciamo la parte pratica di martedì e poi invece con il professore vi trovate domani e giovedì. Oggi proviamo a iniziare ad accedere a database, quindi prendiamo quello che avete fatto l'altra volta a lezione e proviamo a metterlo in pratica. L'idea è di iniziare prima di tutto su un database semplice, così ci facciamo un po' le ossa su tutto ciò che riguarda esportare e importare database, MySQL, creare delle connessioni, preparare il proprio ambiente di sviluppo per poter lavorare con un database. Quindi partiamo con un database molto molto semplice, che è questo che trovate qua sul sito del corso, questo FruitDB, che è semplicemente un database con una tabella con tre righe. Ok, proprio la cosa più minimale che potevamo pensare. E utilizzando questo database, che cosa facciamo? Prima di tutto prepariamo il nostro ambiente di sviluppo, quindi rimporteremo questo database di cui avete il dump sul sito all'interno ognuno del proprio server MySQL. Andremo a controllare e a creare l'utente che serve per accedere a quel database, ok? Ed infine passeremo in Eclipse e inizieremo a sviluppare la parte di codice che ci serve per accedere al database. Essenzialmente faremo una semplicissima JSP, non MVC, ok? Quindi per il momento proprio cerchiamo di tenere il livello più basso possibile e andiamo a creare una paginetta semplice che non fa null'altro che visualizzare il contenuto del database, ok? Quindi passo primo di oggi. Passo secondo, se abbiamo tempo, proviamo a ragionare su come dovrebbe essere il database degli utenti del nostro sito, almeno in fase iniziale, e quindi in funzione del tempo che abbiamo, altrimenti continuiamo la volta prossima, iniziamo a pensare come spostare il login e la registrazione da array, diciamo semplice, o quindi da una struttura dati che mima un database, a un database vero e proprio, ok? Quindi l'idea, il programma di oggi è quello, è ambizioso, cerchiamo di fare qualcosa perlomeno. Allora, innanzitutto, prima operazione, bisogna scaricarsi questo database. Che cos'è questo file che vi ho dato? Non è null'altro che il dump, ovvero sia quel file di testo che scrive il server nel momento in cui io dico esporta database, ok? Questo è utile perché mi permette di spostare i dati da un computer all'altro. Questo qua è stato creato dal professore, sul suo computer ha fatto il dump e io adesso lo reimporterò sul server che gira sul mio computer, mentre voi lo importate sul vostro. Allora, tanto per vedere che cosa c'è dentro, così ci diamo una rinfrescata. Allora, ci sono un sacco di cose brutte, ma al di là delle cose brutte, quello che c'è dentro è codice SQL per la creazione delle tabelle del database. Quindi vedete qua, create table prova, ci sarà una tabella prova con certi campi. Quindi questo qua non è null'altro che la sequenza di istruzioni SQL che servono per andare a creare il database, ok? Chiaramente non dobbiamo metterci a ricopiarle a mano, ma ci sarà uno strumento nel nostro server per poter leggere questo file e ricreare il database. Ok, allora adesso che l'abbiamo visto ce lo salviamo anche, quindi lo clicco qua, save, e vado a salvarmelo in una cartella temporanea, ok? Quindi voi ve lo salvate dove vi fa più comodo, non è importante, l'importante è averlo sul computer locale, ok? Perché? Perché noi faremo leggere questo file al server che si occuperà poi di generare le sue strutture dati nel modo corretto, ok? Quindi a noi interessa solo averlo localmente per potergli dire ok, è da lì che devi leggere le istruzioni varie. Quindi io adesso me lo salvo qua, anzi lo salvo in didattica, ok? Ecco qua, l'avevo già salvato, perfetto, ok? Quindi adesso sul mio computer. Ora, che cosa devo fare per poter avere questo database funzionante? Quello che devo fare è assumere il ruolo dell'amministratore del server database e andare a dire al server: attenzione, c'è un nuovo database da caricare. Quindi io mi sposterò sulla parte di gestione di MySQL, che è MySQL Workbench,
adesso e qua seppellite in mezzo a mille cose, ok, e faccio partire il workbench. Dovresti già aver visto il MySQL Workbench insieme al professore, oggi lo ripassiamo un attimino. Quello che permette di fare questo programma, che è il programma di gestione di MySQL, sono queste tre cose, ok? Quindi gestione del server, che è quella che usiamo adesso. Sviluppo SQL, quindi diciamo caricare i dati, provare le query e queste cose di basso livello. E qui, magari oggi iniziamo già a vedere qualcosina, è modellazione, progettazione. Quindi io parto, ho la mia descrizione dei dati, inizio a fare il diagramma R, qui dentro disegno il diagramma R che verrà poi convertito automaticamente in un database vero e proprio, ok? Quindi l'utilità di avere questo strumento è che ci permette di fare numerose operazioni. Allora, se voi avete già fatto la configurazione l'altra volta o avete installato semplicemente seguendo il wizard, quello che ottenete è che il vostro server MySQL viene automaticamente identificato, ok? Se non venisse identificato, basta andare su New Server Instance e andare a identificare il proprio server database. Adesso voi avete tutte queste condizioni qua o dovete ancora caricare il server? Ancora? Allora, proviamo a farlo, io lo duplico, tanto non cambia niente. Quindi, quello che si fa è New Server Instance, si apre un wizard che ci dirà, ok, dammi le informazioni per identificare il tuo server. Innanzitutto chiede se questo server sta girando sulla stessa macchina oppure se è un server remoto, ok? Nel mio caso, nel vostro caso, starà girando sulla stessa macchina se avete installato MySQL, quindi va bene localhost, ok? Qua sotto, nel mio caso in cui ho già la connessione configurata, ho questa opzione, ossia prendi i parametri dalla connessione al database già esistente, ok? Voi non li avrete se non avete ancora configurato la connessione. Questo qua è utile perché a volte bisogna avere più connessioni in parallelo e quindi è facile copiare i parametri dall'una all'altra, ok? Allora, ipotizziamo che non esista la mia connessione che avevo già preparato e quindi partiamo da zero, scegliamo host locale e andiamo avanti, ok? Perfetto. Allora, vedete che passo successivo, raccolta di dati sul tipo di server che sta girando sulla nostra macchina. Quindi, nome della connessione, cioè il nome che apparirà in quella lista di server che avevo messo, ok? Che in questo caso è localhost, va benissimo. Qua sotto ci sono i parametri relativi al database, in particolare ci sarà il nome della macchina che lo fa girare, di nuovo localhost, la porta su cui il server di database ascolta, MySQL ascolta, la trovate già precompilata, è 3306 ed è la porta su cui ascolta MySQL di default. Lo username è, in questo caso vedete root, è il nome dell'utente amministratore del database, va benissimo root, ok? Password così non è specificata, se lo lasciamo così ogni volta che cerchiamo di connetterci lui ci chiederà la password ed è il modo più sicuro per lavorare, specie se questo qua non è un server di sviluppo come il nostro ma è un server di produzione. Nel caso in cui volessimo evitare tutte le volte di mettere la password, si può andare a selezionare Store in Vault, ci chiederà la password e quella lì verrà memorizzata all'interno del workbench, ok? Vault è cassaforte, quindi è un modo sicuro per memorizzare le password. Default schema possiamo non selezionarla, in questo caso che cos'è lo schema? È il modo in cui il database memorizza le informazioni. Ci sono diverse modalità, a noi non interessa né studiarle né capirle, va benissimo quella di default, quella normale, ok? Quindi lo lasciamo vuoto e andrà bene così. Allora, se facciamo next vedete che lui ha i dati necessari a connettersi al database che sta girando sulla macchina, ok? Quindi che cosa farà? Ci chiederà qual è la password, ok? Io ho una password, voi probabilmente l'avrete lasciata vuota. Ok? Il risultato? Sì. Rosso la X, get server. Su quale? Open database, get server o... Su tutti e tre. Questo vuol dire, ecco, nel caso in cui venisse rosso, è molto semplice. Probabilmente le
Cause possono essere due: uno, non avete installato MySQL; due, se l'avete installato, perché avete il Workbench ad esempio, non sta girando. Quindi se il server non è in esecuzione, fallisce il tentativo di apertura della connessione e di conseguenza falliscono tutti i tentativi di ottenere informazioni sul server. Non succede nulla, adesso vediamo poi come farlo partire, ok? In ogni caso, anche se vi dà tutte le X, dovreste riuscire a fare next, ok? Se fate next, vedete qua sotto che ci chiede delle informazioni su come salvare la configurazione per il nostro database. In particolare questa cosa qua che lui suggerisce, vedete, MySQL 55 running star mode auto. Questo qua è il mio server, voi probabilmente ce l'avrete not running, quelli che avevano le X rosse, perché non stava girando, ok? Questo qua serve per dire a Windows come avviare il server. Nel mio caso il server sta girando e la sua modalità di avvio è automatica, vuol dire che quando parte il computer viene automaticamente avviato MySQL, ok? Un modo più sicuro di lavorare è avere la modalità di avvio manuale, ovvero sia quando parte il computer MySQL non parte, ma partirà solamente quando gli diciamo parti, ok? Per me è più comodo farlo partire perché lo uso spesso, però possiamo tranquillamente cambiare modalità. Allora, andando qua sotto, adesso io qua ho solo un'opzione, voi in teoria dovreste avere più di un'opzione, ok? Se non l'avete c'è un altro modo per configurarlo, poi vi faccio poi vedere. Ok, se io faccio next, il test successivo è il controllo della configurazione. Ok, è andato tutto a posto, abbiamo configurato bene il database? Sì. Vedete che segno di spunta. Perfetto, posso continuare. L'ultima cosa che mi viene chiesta è come lo chiamo, cioè quale sarà il nome del collegamento che ho all'interno di MySQL Workbench. Mi viene suggerito uno, posso chiamarlo come voglio, ok? Perfetto, a questo punto finish e abbiamo la nostra istanza di server in MySQL Workbench. Io non lo faccio così non ne ho due. Ok, quindi siamo giunti ad avere questa cosa qua. Aggiunti ad avere questa cosa qua, se io gli faccio doppio clic sopra, vedete che lui mi dice dammi la password di root, ok? Perché? Perché doppio clic su quella connessione vuol dire voglio amministrare il server. Per amministrare il server il primo passo è essere amministratore, ok? Quindi rimetto la password di root. Voi quando l'aveste installato vi è stata chiesta la password di root e avrete messo probabilmente nessuna password, oppure una password vostra, non ha importanza. A questo punto, una volta data la password corretta, entriamo nell'interfaccia di amministrazione del server. Che cosa ci permette di fare? Ci permette di capire come sta funzionando il server ed eventualmente di cambiare alcune impostazioni, fra cui quali database ospita, ok? Allora, se andiamo a vedere adesso, io qui ho i dati relativi al mio server, quindi in questo momento questa macchina qua ha il 39% di CPU occupata e il 51% di memoria occupata. Ci sono due connessioni attive, ok? E praticamente niente traffico, traffico risibile, ok? Perfetto. Se andiamo su Startup Shutdown, ok, e voi potete provare ad andare tranquillamente, abbiamo i mezzi per far partire o fermare il nostro server, ok? In questo momento il nostro server, il mio server, è in stato running, che vuol dire sto girando, ok? A questo punto se io faccio stop, mi viene chiesto se veramente voglio lasciarlo fermare, e a questo punto lui va in stopping, quindi c'è una fase in cui salva tutte le informazioni e ferma il processo, dopodiché passa in stato stop. Vedete che adesso è stopped, ok? In questo momento il mio server ha smesso di funzionare, non sarà più raggiungibile. Allora, se dobbiamo iniziare a lavorare con il server, dobbiamo interrogare dei database presenti sul server, ovviamente dovrà essere running, altrimenti non riusciamo a fare nulla. Quindi
lo faccio ripartire. Vedete che ogni volta che lo faccio mi viene questa finestra, che in realtà non è una finestra di MySQL, ma è una finestra di Windows. Questo è il controllo utente di Windows, mi dice semplicemente: attenzione, vuoi veramente permettere che venga avviato o fermato il server? E per dire questo devo essere un utente con privilegi elevati, ok? Gli ho detto ok, allora adesso parte, mi richiederà la password, perché una volta che parte il server, per poter vedere queste cose qua devo essere un amministratore. E a questo punto il mio server sta girando. Allora, prima di andare avanti, siete tutti in queste condizioni, ossia con il workbench e il server che gira? Quanti non sono in questa condizione? Va bene. Ok. Allora, se vi va possiamo guardare alla fine della lezione, perché non funziona. Avete installato MySQL sulla macchina? Potrebbe essere solo servizio di lungo. Andiamo avanti un attimo. Al limite, se volete unirvi a qualcuno a cui funziona, così vedete come si muovono i vari pezzi, dopodiché guardiamo perché non va. Allora, che cosa dobbiamo fare per avere il nostro database disponibile? Beh, dobbiamo farlo passare da quel file a qualcosa che sta dentro il server, qualcosa che gestisce il server. Per farlo abbiamo questo menu qua che si chiama Data Export and Restore, e se vi va bene si inchioda Workbench come me. Ok, ricominciamo. Eccoci qua. Ok. Se si inchiodasse Workbench e riavviatelo non è un problema, è semplicemente che l'applicazione non è esattamente stabile. Ok? Allora, arrivati in questa fase, abbiamo a disposizione tre differenti funzioni, che sono essenzialmente esportare dei database, importare dei database e una parte avanzata. Ok? A noi interessa in questo momento importare, ok? Perché vogliamo recuperare i dati che erano all'interno di quel file che vi ho condiviso sul sito, ok? Quindi ci spostiamo su Import from Disk e andiamo a selezionare il file da importare. Vedete che abbiamo anche qua due opzioni: una permette di importare un'intera cartella relativa a più file, diciamo. Un'altra invece ci permette di importare un file singolo, ed è quella che ci serve, perché noi abbiamo un file singolo. Allora, selezioniamo la seconda e andiamo a cercare sul nostro server, sul nostro computer, meglio, dov'è il file da importare, ok? E io l'avevo salvata ad esempio in didattica 02CX. Mettiamo vista dettagli, user form dump SQL, ok? Che è quello che avete a disposizione. Ah, faccio open, ok? E una volta fatto open, che cosa posso fare? Posso importarlo. Vedete che queste due tabelle qua sono ancora vuote, queste due aree. Perché sono vuote? Sono vuote perché in realtà io sto importando un file singolo. Se stessi lavorando su una cartella intera, avrei la possibilità di selezionare le singole tabelle da importare. Qua sto lavorando su un intero dump, quindi posso solo importarlo tutto, ok? Quindi a questo punto non mi resta che fare start, cioè importa. Mi richiederà la password. Ok, vedete, è finito. A questo punto sono a posto, ho importato il database. Che cosa devo ancora fare? Devo andare a creare un utente che permetta poi
a Tomcat e quindi alla nostra pagina di GSP di accedere al database e di leggere le informazioni che sono memorizzate al suo interno. Ok? Perfetto, quindi ci appuntiamo, devo ancora creare l'utente, ma prima di creare l'utente andiamo a vedere se ci sono questi dati e come sono fatti. Ok? Quindi diciamo che va tutto bene e andiamo a uscire dalla parte di amministrazione e proviamo ad entrare come utenti. Sì. A me non è dati però, giusto? Quale errore? Perché il problema è sempre capire qual è l'errore. Ok, interessante. Lo guardiamo dopo. Prova a rifarlo. Sempre lo stesso errore? Sì. Allora capiamo quel che cos'è in modo da evitare di disastrarci troppo. Ok. Allora, io proseguo un attimo di qua. Avete tutti la parte di connessione, dobbiamo crearla. Questa parte qua a sinistra, tanto da capire, perché vorrei avere il più possibile tutte le cose identiche. Dentro risposta vuol dire che avete tutti anche la connessione locale? Ok, perfetto. Allora si può fare doppio clic di sopra e andare a vedere che cosa c'è nel database. In questo momento ci stiamo comportando non più da amministratori ma da client. Ok? Quindi stiamo facendo quello che farà poi Tomcat nel momento in cui scriveremo la nostra GSP. Ci comportiamo da client. Vedete che sotto schemas io qua ho solo quella tabella lì perché ho cancellato quelli di esempio che non mi piacevano. E in particolare avrò un database che si chiama UserForm, che guarda caso ricorda il nome del file che era UserFormDump, no? Al suo interno questo database avrà una tabella prova che è così composta. Quindi, tre righe, un insieme di verdure e una certa quantità. Ok? A noi in realtà non interessa il contenuto, interessa solo capire come è fatto per poi poter visualizzare una tabella come questa, ma utilizzando una pagina GSP. Ok? Perfetto, quindi il database c'è, esiste, siamo a posto. L'unico vero problema è che io qua mi sono collegato come amministratore, ok? Invece io voglio poter leggere e scrivere i dati in questo database come un altro utente, in particolare voglio far sì che Tomcat possa farlo, ok? Quindi il server Tomcat dovrà avere a sua volta un utente per poter accedere alle informazioni memorizzate in questo database. Questo utente non esiste ancora, lo devo creare. Perché lo devo creare? Ma perché voglio che Tomcat, in questo caso, la nostra pagina di GSP, possa accedere solamente a questo database. E senza neanche creare tante cose, semplicemente per leggerlo, ok? Perché mi interessa far vedere le informazioni, ma non mi interessa sicuramente far sì che possa creare un nuovo database, ad esempio, ok? Anzi, vorrei evitarlo in modo da evitare che siti diversi possano modificare l'uno le tabelle dell'altro e così via. Quindi devo creare un utente e limitare i suoi privilegi, cioè limitare le operazioni che può eseguire sul database. Innanzitutto le limiterò solo a un database che è user form. E dopodiché le limiterò ancora dicendo ok, in quel database potrà solo leggere, scrivere e basta, ok? Non potrà alterare le tabelle, non potrà fare altre operazioni avanzate. Quindi il mio obiettivo adesso è creare un utente con privilegi ristretti, si dice, in modo da non poter effettuare queste modifiche critiche. Allora, come faccio? Ovviamente devo passare da utente normale amministratore, devo andare nell'interfaccia di amministrazione per poter dire voglio creare un nuovo utente, ok? Quindi ritorno indietro, per adesso chiudo, riapro la connessione con amministratore. Quindi quando lavoriamo con il server di DB in sviluppo faremo sempre questo passaggio, utente, amministratore, amministratore, utente, avanti e indietro, a seconda di quello che dobbiamo fare. Ah, se noi andiamo a vedere
questa voce qua, Users and Privileges, quello che succede qua è che possiamo creare e modificare gli utenti che possono accedere al database e i loro privilegi. Allora, quello che dobbiamo fare noi è creare un nuovo utente, ok? Quindi, un utente che possa accedere al database che abbiamo appena importato. Come facciamo? Qua sotto, quasi invisibile, ma voi l'avete sul vostro computer, c'è un pulsante che dice Add Account, aggiungi account utente. Quindi primo passo, aggiungiamo un nuovo account. Vedete che qua su vengono precompilati le informazioni dei campi, in particolare il nome utente, quello che viene proposto di default, new user, lo cambieremo. Noi vogliamo che sia Tomcat a poter accedere a questo database, quindi il nome utente più immediato che ci può venire in mente è Tomcat. Ok? Poi, qui sotto, avete questo campo che vi dice Limit Connectivity to Host Matching. Questo vuol dire, in italiano, da quale macchina posso accedere al database. Ok? Da tutte, dalla stessa macchina su cui gira il server di database, o una combinazione di questi. Per cento vuol dire da tutte, ok? In realtà, e questo è un problema di MySQL, e ve lo dico se non lo scopreste da soli, per poter lavorare con Workbench bisogna limitarlo a localhost, ok? Cioè posso accedere al server solamente dalla macchina stessa su cui sta girando il server. Di nuovo, è un problema di Workbench, non del server, ok? Se io non faccio così, no, non riesco ad accedere con Workbench. Il server di per sé funziona. Quindi local host. Ok. Quindi io accederò a questa macchina, a questo server, solamente dalla macchina su cui sta girando il server stesso. Va bene? Ma sì, stiamo sviluppando, il server girerà sulla macchina di sviluppo, per forza, e quindi siamo a posto. Nel caso in cui questo fosse un server di produzione, lì al posto che localhost ci sarebbe per cento, ok? Posso accedere da qualunque macchina, forse, dipende in realtà. Perché? Perché se è un server di produzione isolato, quindi serve solo da server di database, sarà per cento, devo accederci da fuori. Se invece è un server completo che fa web server, database, eccetera, andrà benissimo localhost perché è tutto sulla stessa macchina, ok? Ok, per il nostro caso mettiamo localhost. Password, questo qua è un utente, avrà bisogno della sua password. Non potrà fare molte cose, quindi non ci serve una password particolarmente robusta. Quindi mettiamo Tomcat, così evitiamo di dimenticarci. Ok? Tomcat scritto esattamente come il nome utente. Ho fatto apply ed ecco che qua appare nella nostra lista utenti il nostro nuovo utente Tomcat su localhost. Ok? Perfetto. Allora abbiamo un nuovo utente, però questo utente non può ancora far nulla. Perché? Perché dobbiamo dire al server su quali database potrà agire e come potrà agire. Per farlo dobbiamo spostarci di tab e andare sulla tab dei privilegi, ok? Cioè di che cosa può fare un utente. Allora, se vado su Tomcat e lo seleziono, vedete che lui magicamente, questo è molto magico in realtà, perché si ricorda quello che avevo già fatto. Possiamo eliminarlo, ok? Così, se clicco su Tomcat non c'è niente e lui non può ancora far nulla. Allora diciamogli che cosa può fare. Come faccio? Devo andare a dire aggiungi privilegi. Ora, ovviamente qua il Workbench è fatto benissimo, per cui con questa risoluzione non si vede. Proviamo ad allargarlo un pochettino. No. Qua sotto dovreste avere un pulsante, adesso io ci arrivo. Ok, c'è un pulsante lì sotto che vi permette di creare i privilegi relativi all'utente. Ora,
controllate, nel senso che io purtroppo non riesco a farvelo vedere con questa risoluzione qua, però c'è quel pulsante lì e dovete provare a selezionarlo. Adesso vediamo se... no, non si stringe, questo va bene. Allora, in questo caso a me viene già selezionato direttamente il database su cui agire perché ne ho uno solo. A voi verrà da selezionare. Comunque in ogni caso si può cambiare. Qua sopra ad esempio io dico, allora intanto Tomcat entrerà solamente da localhost. Quindi qua mettiamo localhost. Lo schema che cos'è? Il database a cui accedere, che è user form. Privilegi. I privilegi li avete qua sotto. Guardate quanti tipi di privilegi ci sono. Allora, c'è la parte che è relativa al database, ovvero sia che cosa posso fare sul database. In questo caso posso selezionare, inserire, modificare, cancellare ed eseguire delle operazioni sulle tabelle che compongono questo database, ok? Quindi parte relativa alle informazioni. Poi c'è una parte relativa alla struttura. Io potrei avere un utente che è in grado di creare nuove tabelle. Allora avrò l'opzione create, crea nuove tabelle, così come la possibilità di modificare la struttura di una tabella, alter, di cancellare una tabella, drop e così via. Altre opzioni, che sono opzioni ancora più complicate e servono nel caso degli utenti amministratori, permettono di dare a qualcun altro il permesso di fare delle operazioni, ok? Quindi le grant option ad esempio permettono di dire: io utente Tomcat permetto all'utente Pinco Pallino di cancellare le tabelle su quel database. Ok, un sacco di cose complicate. A noi interessa limitare l'accesso solo alla gestione dei dati già presenti. Gestione dei dati significa che posso selezionarli, posso inserirne di nuovi, perché se immaginiamo ad esempio di fare una registration per un utente, dovremmo poter inserire un nuovo utente, cambiare i dati, se l'utente cambia le informazioni del proprio profilo dobbiamo poterli inserire nel database, cancellarli ed eventualmente eseguire delle query. Ok, quindi questi 5 campi qua, se non li avete selezionati, selezionateli in modo tale da avere quei privilegi, ok? Perfetto. Allora, una volta fatto questo siamo a posto, abbiamo l'utente Tomcat pronto. Che cosa facciamo? Usciamo e proviamo a collegarci come utente Tomcat, ok? In modo da verificare di poter eseguire effettivamente quell'operazione. Allora, per uscire al solito si chiude. A questo punto faccio una nuova connessione, non voglio più usare questa qua che è quella da amministratore, io voglio comportarmi come se fosse un utente Tomcat. Quindi qua farò una nuova connessione. Vedete che parte dei campi sono già precompilati, io cambierò semplicemente l'utente. Da root lo faccio diventare Tomcat. Ok? Quindi sto creando una nuova connessione come se fossi Tomcat. La password non la do così mi viene richiesta. Diamo un nome alla connessione, ad esempio Tomcat. E clicchiamo su OK. A questo punto abbiamo una nuova connessione disponibile da poter provare verso il nostro database, che verrà effettuata come utente Tomcat, ok? Quindi esattamente come faremo, come farà il nostro web server, il nostro Tomcat server, quando andremo ad accedere al database a partire dalla pagina JSP. Ah, doppio clic sopra, sì. Sì, quando si fa nuova connessione bisogna dare il nome, altrimenti va in errore. Vi dirà la connessione non ha un nome. Bisogna dare il nome e come nome utente selezionare Tomcat al posto di root. Allora vedete che a questo punto la finestra della password mi chiede la password per Tomcat, non più per root. Quindi qua la password avevamo detto che era Tomcat. Ok. Mi sono collegato. Ora, visto che come Tomcat posso selezionare, inserire, modificare i dati nel database user form,
qua effettivamente io vedo il database user form, in particolare le sue tabelle e così via. Allora proviamo a fare una query, a interrogare il nostro database per vedere se effettivamente possiamo farlo o no, visto che abbiamo imposto di poterlo fare. E allora facciamo semplicemente una select di tutto, quindi selezioniamo tutti i dati nella tabella, quindi sarà una select asterisco from user form nome del database punto prova, ok, nome della tabella. Clicchiamo su esegui, che è questa icona con il fulmine, e abbiamo come risultato tutti gli elementi della tabella, ok? Quindi funziona. Quindi il nostro utente Tomcat può accedere al database e può leggere i dati. Abbiamo tutto quello che ci serve per poter chiudere il Workbench e iniziare a sviluppare la pagina JSP di esempio, che ci permetterà di capire come accedere al database da una pagina JSP. Ok? È tutto chiaro sinora? Avete dubbi? Qualunque cosa. È importante, perché su questo costruiamo tutta una serie di lezioni successive. Ok, allora questa roba qua io la lascio aperta da parte, casomai ci servisse dopo, e vado ad aprire Eclipse e ad iniziare a preparare l'ambiente in cui lavorare. Quindi qui abbiamo Eclipse, ci creiamo il nostro nuovo progetto dinamico, ok? Se voi avete il progettone dove c'è la user registration, il login, eccetera, potete fare direttamente lì dentro, ok? Io ne creo uno separato solo per avere le cose un po' pulite. Allora, qui facciamo esercitazione DB. Ok. Adesso Eclipse penserà un momentino e creerà il nostro progetto. Intanto che lui pensa, iniziamo a pensare anche noi e a chiederci che cosa ci serve. Ovvero sia, di che cosa abbiamo bisogno per accedere al database? Beh, avremo bisogno innanzitutto di quello che si chiama connector, ovvero sia di un pezzo di codice Java che ci fornisce direttamente chi produce MySQL e che ci permette di andare a interrogare il database, ok? E dove la mettiamo questa cosa qua? Beh, la dovremmo mettere in un punto che sia accessibile alla pagina JSP che stiamo sviluppando, quindi che sia accessibile al nostro progetto. Allora, per essere accessibile al nostro progetto deve essere localizzato in una cartella che Tomcat associa automaticamente al nostro progetto. In particolare Tomcat funziona così: esistono diversi livelli di condivisione, diciamo, di librerie, ok? Che cos'è una libreria? È un file che contiene un insieme di operazioni che possono essere riutilizzate, ok? Quindi un insieme di classi riutilizzabili. Il connettore per il database è appunto una libreria, quindi sarà un file jar, adesso vediamo dove lo recuperiamo, che contiene tutte le funzioni per accedere al database. Questo file potrà essere relativo solo a un progetto, nel nostro caso, ed in tal caso andrà sistemato nella cartella lib sotto la cartella webinf, ok? Ecco perché vi ho aperto questo albero di cartelle senza dir nulla, ok? Quindi se voglio far sì che le funzioni rese disponibili dal connettore verso MySQL siano accessibili all'interno del mio progetto e solamente all'interno del mio progetto, dovrò metterle nella webinf lib, ok? Se volessi invece condividerle, vedremo nelle prossime citazioni che in realtà esistono altre cartelle simili
di livello più elevato. Quindi essenzialmente sono tre livelli, alzando il livello la visibilità di queste funzioni si allarga su più progetti. Ok? Non complichiamoci la vita, non vogliamo andare a capire esattamente come funziona dentro Tomcat. Sappiamo che se noi salviamo la nostra libreria in WebInf Lib, Tomcat automaticamente capirà che esiste e ci renderà disponibili le funzioni che sono definite all'interno della libreria. Ok, tutto bello, tutto parlato in aria, ma dove la troviamo? Ah, la libreria ci viene in automatico con l'installazione di MySQL. Quando avete installato MySQL, fra le varie voci che magari non avete notato, c'era Connector J, che sta per Connector Java, connettore Java. Allora, se io vado nella cartella di installazione di MySQL, quindi apro un Explorer risorse, vado a cercare dove ho installato MySQL, che per me è sotto Program Files, ok? MySQL, vedete che ho questa cartella MySQL Connector J. Questa cartella qua contiene un sacco di readme, eccetera, eccetera, ma l'unica cosa che ci interessa veramente è questa cosa qua, MySQL Connector Java versione punto .java. Questo è un Java, è semplicemente un insieme di classi che offrono un insieme di funzioni per accedere al database. Allora quello che devo fare è copiarlo e andare a incollarlo nella cartella lib sotto WebView. Quindi, Ctrl-C, lib, Ctrl-V e l'ho incollato. Sì. Allora, ci sono due cartelle in cui si può fare, che saranno una si chiama shared classes, mi sembra, e l'altra non mi ricordo. Io ho messo nella lib di Tomcat. Nella lib di Tomcat va benissimo, cioè va benissimo nel senso che funziona, però non è consigliato perché diversi progetti potrebbero avere bisogno di diversi connettori. Ad esempio, io questa pagina che sto sviluppando, questo progetto che sviluppo, che lavora su MySQL versione 5, poi magari ne un altro che lavora su MySQL versione 4, un altro ancora che lavora su Postgre. Allora, se io lo metto generale, è vero che tutti ci possono accedere a queste funzioni, ma è anche vero che dovrò poi avere un modo per poter distinguere quale connettore utilizzo. Se invece lo memorizzo all'interno della cartella relativa al progetto, non ho bisogno di chiedermi quale connettore utilizzare, perché sarà l'unico disponibile. E questo vediamo adesso che ci semplifica molto la vita, perché ci risparmia una spanna di codice. Ok? Ok, allora abbiamo salvato il connettore nel posto giusto. Di che cosa abbiamo ancora bisogno? Beh, abbiamo bisogno di scrivere del codice Java che ci permetta di accedere al database e di utilizzarlo. Ok? Ovviamente questa è un'operazione super ripetitiva, perché lo facciamo adesso per questo qua. Poi la prossima volta facciamo il login e dovremo riscrivere il pezzo di accesso al database, giusto? E così via. Allora, a questo punto è molto più conveniente crearsi una classe, ovvero sia un insieme compiuto di operazioni che sono sempre le stesse, che ci permettono di accedere al database. E per comodità questa classe non la creiamo neanche, ma ve la diamo già fatta. Così che la possiamo usare direttamente, non dobbiamo neanche porci il problema di come svilupparla. Chiaramente la apriremo e vedremo come è fatta dentro, ok? Però è lì e si può riutilizzare. E la trovate sul sito, qua, dove dice DB Connect, di Utility Class per l'accesso a DB. Ok? Allora, se voi cliccate qua, avete uno zip, che io salvo sempre nel solito posto, ok, esiste già. Allora andiamo a vedere che cosa c'è lì dentro. Ah, qua dentro vedete che c'è una cartella sorgenti in cui si entra e c'è questo file qua di db.connect.java, che non è nient'altro ma che è la classe che ci permette di accedere al database. Importiamola in Eclipse, quindi di nuovo Ctrl C, sorgenti, Ctrl V, non me lo lascia fare, vediamo se riusciamo a farlo per altra via. Importa generale file system
browse, andiamo a cercare in, io l'ho messo in didattica, quindi sarà documenti poli didattica 02CX. Ok, vedo tutto quello che è possibile importare, a me interessa importare solamente la classe che c'è dentro dbconnect.zip. Ah, vedete che è uno zip, allora magari lo scompatto prima, così è ancora più facile. Quindi scompattiamolo un attimo. Ok, allora adesso che l'ho scompattato ci riprovo. Ok, e vado a prendermi il Java. Questo è semplicemente per importarsi dentro il file. Ok, io l'ho trascinato o l'ho importato, no? È uguale. A meno che prima non ha funzionato perché ho cercato di fare il copia e incolla da zip a workspace, ok? Ma Eclipse non riesce a aprire uno zip direttamente. Quindi se voi lo scompattate e fate copia e incolla funziona allo stesso modo. Ok, fine. Vedete che mi dà errore? Ma è normale, eh? Perché mi dà errore? Ma semplicemente perché non l'ho messo nel package corretto, ok? Vedete che qua era dichiarato nel nostro package, quindi quello che devo fare è semplicemente spostarlo nella posizione giusta. Come faccio? Clic sull'errore, siamo in Eclipse, lasciamo che sia lui a lavorare per noi. Move dbconnect nel package che dichiara. Doppio clic e siamo a posto, ok? Quindi quando siamo in Eclipse ricordiamoci sempre di fare il più possibile lavorare Eclipse al nostro posto, così risparmiamo tempo. Morale della favola, abbiamo dbconnect nel package itpolit elite system, il nostro solito package. Bene, allora adesso andiamo a vedere, io vi ringrandisco i nuovi caratteri così. Meglio riuscite a leggere così? Allora, andiamo a vedere dentro la classe che cosa c'è. Ok. Ah, dentro la classe c'è quello che avete visto a lezione sui lucidi, ok? Cioè, come si crea una connessione a database. Essenzialmente, costruiremo tutta l'infrastruttura che ci permette di chiamare semplicemente dei metodi, connetti, disconnetti, fai una query e così via. Questa infrastruttura come viene creata? Viene creata in modo tale da aprire la connessione una volta sola. Quindi se io sono dentro la pagina e devo fare due richieste, non aprirò due volte la connessione, perché vuol dire che se apro due volte la connessione avrò due porte aperte, il doppio della banda occupata e così via. Carico il server inutilmente. Allora, ovviamente tutta questa logica la gestisco all'interno di questa classe, non devo preoccuparmene nella pagina, all'interno della pagina JSP o di quello che svilupperò. Allora, si utilizza quello che viene chiamato, guardate qua, c'è il commento, singleton pattern. Singleton pattern significa, semplicemente, che di questa classe verrà generata una ed una sola istanza, ok? Sempre. Ogni qualvolta io cercherò di generarne una nuova, mi verrà ritornata quella esistente, ok? Quindi classe singleton uguale una e una sola istanza. Come si fa a fare? Proprio super velocemente, si avrà un costruttore privato, ok? Quindi se voi vedete private costruttore è perché è una singleton. Non voglio andare nei dettagli, se volete, avete dei dubbi, leggetevi la classe e poi mi chiedete. Io vi faccio solamente vedere la parte di accesso al database, ok? Quindi la parte che ci permette di connetterci al database e di recuperare i dati. Ok. Che è quassù. Allora, quassù, fase 1, dov'è che ci colleghiamo? Vedete che c'è una variabile interna di tipo stringa che ha al suo interno
questa roba lunghissima. Questa roba lunghissima l'avete già vista e si chiama stringa di connessione DB. Serve semplicemente per dire: io voglio collegarmi dove? A MySQL, intanto, che sta girando su localhost, voglio utilizzare il database user form, ok? Il mio nome utente è Tomcat e la mia password è Tomcat, ok? Quindi qui sto dicendo esattamente quali dati voglio vedere e chi sono. Allora, con questa cosa qua è sufficiente chiamare un'istruzione Java per, che deriva dalla libreria connector ovviamente, per aprire la connessione al database e andare ad interrogarlo, ok? Allora, questa istruzione è nascosta qua dentro ed in particolare qua nella get connection. Ok, get connection, come dice il nome, ci dà la connessione al DB e semplicemente vedete che farà una chiamata a questo oggetto driver manager, che di nuovo è fornito da Java, non entriamo nei dettagli, ma semplicemente questa roba qua si occuperà di trovare tutti i connector che sono disponibili all'interno del path raggiungibile da Tomcat, quindi ad esempio nella webinf lib, ok? E di questi, quelli che vanno bene per la nostra URL di connessione, quindi quelli che vanno bene per MySQL. Allora che cosa succede? Beh, che se l'abbiamo copiata, abbiamo copiato il connettore nella cartella giusta, funziona. Get connection ritorna una connessione. Se non l'abbiamo copiata nella cartella giusta, questa roba qua darà un'eccezione, dirà, momento, bello, ma io non riesco a darti la connessione indietro perché non ho la libreria che mi permette di farlo. Ed ecco perché c'è questo try and catch. Dice, provaci, se non ci riesci segnala l'errore. L'errore è, non ho il driver, non riesco a collegarmi al database. Ok, quindi di tutta questa roba qua ci dimentichiamo tutta la logica interna, sappiamo che se vogliamo ottenere una connessione DB dobbiamo semplicemente fare get connection, ok? Perfetto, allora iniziamo a creare la nostra pagina JSP e a fargli stampare la tabella che abbiamo visto prima scrivendola qui a mano, ok? Quindi la tabellina di tutto quello che c'è nel database. Allora, dove la mettiamo la pagina JSP? La metteremo in web content, ok? Quindi gli facciamo nuovo, altro, pagina JSP. Va bene in web content, il nome sarà provadb.jsp, ok? E dato che sarà proprio una pagina di prova, quindi pagina singola che scrive i dati direttamente, ce la faremo già preparare per scrivere XHTML, ok? Così dobbiamo evitare di dimenticare, possiamo evitare di ricordarci tutte le dichiarazioni lunghe e noiose, ok? Eccoci qua, abbiamo il nostro scheletro di pagina. Allora a questo punto iniziamo a svilupparla, gli diamo un titolo che sarà prova di accesso a DB, e dopodiché scriviamo la scriptlet che ci serve per leggere i dati. Allora qua, intanto, per iniziare la scriptlet ci ricordiamo che dobbiamo mettere minore per cento e poi per cento maggiore per chiuderla. Qui dobbiamo utilizzare, che cosa? La classe di bconnect. Ce l'abbiamo apposta per gestire la connessione, a questo punto usiamola. Quindi dovremo fare dbconnect, ok? Come la chiamiamo? Non so, io non ho fantasia, la chiamo dbconnect uguale, però. E come facciamo a ottenere un'istanza? Chiameremo il metodo getInstance. Quindi sarà dbconnect.getInstance. Ah, questa roba qua che cosa fa? Crea una nuova istanza della classe di bconnect, ma dato che la classe di bconnect, abbiamo detto, è un singleton, se per caso l'istanza esisteva già,
ci verrà semplicemente tornata quella esistente, non verrà creata un'istanza nuova. Adesso lo vediamo poi quando eseguiamo la pagina. Allora qua mettiamoci un commento, diciamo crea una nuova istanza di dbconnect. Ok, allora vedete che nel momento in cui io ho creato l'istanza di dbconnect, Eclipse, che non è tanto stupido fortunatamente, ci ha aggiunto l'import. Ok, e questo è importante perché se non abbiamo l'import non riusciamo ad accedere alla classe. Perfetto, una volta fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Beh, il passo successivo, visto che abbiamo l'istanza, utilizziamola per aprire la connessione al database, quindi andiamo a connetterci in modo da poi tirare fuori i dati che ci servono, ok? Quindi, rimettiamo, recuperiamo la connessione al database. E la connessione sarà un oggetto di tipo connection, ve lo dico perché me lo ricordo, in realtà lo trovate anche sul manuale. Chiamiamola DB Connection e come lo otteniamo? Dalla DB Connect chiamando la Get Connection. Ok, allora andrebbe tutto bene se non fosse che c'è questo errore, cioè in questo momento non sappiamo che cos'è l'oggetto Connection. Perché? Ci manca l'import, ok? E perché non ce l'ha messo in automatico? Semplicemente perché questa classe non era definita nel progetto, quindi non sapeva dove trovarla. Ma io so dov'è, ed in particolare la classe sarà nel package JavaSQL, quindi sarà import uguale virgolette Java. Vedete che ci suggerisce i vari package. Ma se andiamo alla S ci sarà questo JavaSQL asterisco. Che cos'è JavaSQL asterisco? È l'insieme di tutte le classi che ci permettono di accedere al database. Ok? Perfetto. Vedete che nel momento in cui ho aggiunto l'import è sparito l'errore, perché adesso il compilatore sa dove trovare la classe. Ok, abbiamo la connessione. Che cosa dobbiamo fare a questo punto se vogliamo recuperare dei dati da un database? Dovremmo scrivere una query, ok? Quindi scriviamo il testo della nostra query. Quindi commento, query, text, ok? È un testo, quindi sarà una stringa. Cosa ci mettiamo dentro? Esattamente la query che abbiamo provato prima. Quindi select dentro magari alle virgolette select asterisco from user form punto prova punto virgola. Ok? Quindi seleziona tutto. Fino a qua è chiaro? Bene. Allora a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a mandare la query al database. Come facciamo? Lo facciamo con un oggetto che si chiama statement, che rappresenta la query. Questo oggetto lo recuperiamo dalla connessione, ok? Quindi se io vado a vedere che cosa posso ottenere con la connessione, vedete che ho create statement, ok? Chiaro? Posso creare un oggetto statement. Ah, creiamolo. Questo dovreste averlo nei lucidi. Se per caso aveste dei dubbi, mi fermate e mi chiedete. Oppure mi mandate una mail, ok? Allora, questa roba qua ci dà un oggetto statement, quindi memorizziamola per ora in una variabile di tipo statement.
io non ho nessunissima fantasia, quindi la chiamo STMT, che mi ricorda sì. Ok, questo statement perché l'abbiamo creato? Perché è il punto che ci permette di andare al di là del database e eseguire la query, ok? Di qua ci sarà un metodo execute che esegue la query sul database. Quindi se io vado a fare STMT punto, vedete che qua ho execute, ok? Quindi esegui la query. Che cosa? Qual è il testo? Query. Io l'ho chiamato proprio query in modo da non dimenticarlo. Ok? Allora, ce ne sono diversi, in realtà verrà poi mappato correttamente, però vediamo quali ci sono in modo da... Allora, un sacco di cose. Execute, che è quello che vi ho iniziato a scrivere, e adesso cambiamo poi pian piano. Che cosa fa? Esegue la query e ritorna vero o falso. Andata bene, andata male. Voglio dei dati dalla query? Sì. Allora non mi basta andata bene, andata male. Voglio un metodo che mi ritorni indietro i dati. Scendo sotto e c'è questo execute query. Più generico, non è solo esegui, ma esegui una, anzi più specifico, una query. Esegui query, ritorna un result set, cioè un insieme di risultati. Vedete che poi ce ne sono ancora più specifici, che dicono quale query eseguire. Quindi execute update, in questo caso sarà una query di update. Non posso fare una select, ma devo fare un update vero e proprio. Ok? Quindi diversi livelli. Nel nostro caso non useremo execute semplicemente, anche se ci sembrava furbo, perché ci dice solo vero o falso. Noi vogliamo stamparli i dati. Quindi faremo execute result, query, scusate, che ci dà un result set. Perfetto. Query magari. Ok? Quindi questa roba qua è il sostituto del JavaDoc. Semplicemente ce lo dà già Eclipse. Ritorna che cosa? Un insieme di risultati, un result set. Quindi ce lo salveremo da qualche parte come variabile in modo tale da poterlo poi leggere, questo insieme di risultati. Quindi result set, chiamiamolo query result, così ci ricordiamo che cos'è. STMT execute query. Allora qua mettiamo get the query results. Ok, allora abbiamo i risultati. Che risultati potremmo mai avere da una query? Beh, se la query è giusta avremo le righe della tabella che matchano la query, nel nostro caso tutte le righe. Ok, se il risultato è se la query è sbagliata, che cosa succederà? Beh, succederà che avremo un insieme vuoto. Un insieme vuoto uguale un query result nullo. Quindi andiamo a controllare il query result. Controlliamo che non sia nullo e se non è nullo che non sia vuoto. Ok? Quindi io qua metto controlliamo che non è nullo. Perché potrebbe essere nullo? Errore, ho scritto select asterisco barra from, ho sbagliato, ho aggiunto una barra, quello lì è un errore di sintassi, non otterrò nemmeno un set di risultati, otterrò semplicemente un errore, quindi result set nullo. Oppure dico select asterisco from ma la tabella è vuota, in quel caso lì sarà un result set valido ma vuoto. Ok, quindi devo gestire entrambi i casi. Quindi se non è null, ok, quindi non ho sbagliato nulla, che cosa faccio? Beh, se non è nulla devo controllare che non sia vuoto. Come faccio a sapere se non è vuoto? Beh, controllo se c'è una riga. E sembra banale, ma dire controllo se c'è una riga vuol dire usare un'operazione diversa. Ok? Non è un if, ma sarà un while. Cioè, vai avanti finché ci sono righe. Se non ce ne sono, non andare avanti. Fermati. Quindi, while, che cosa? Query result.next. Next che cosa vuol dire? Risultato successivo. Non ci sono risultati,
questa roba qua sarà falso, quindi while falso, esco dal ciclo direttamente. Se sto andando troppo veloce ditemelo, perché allora qua sopra come commento posso scrivere itera sui risultati. Ok, perfetto. Allora che cosa devo fare adesso? Beh, magicamente sono entrato nel ciclo, quindi c'era almeno una riga, recupero i dati e li stampo e ho finito. Ok? Dove li stampo? Beh, è una tabella, facciamo una tabellina HTML, è la cosa più semplice che ci possa venire in mente, no? Allora, subito prima del ciclo iniziamo la tabella, quindi qua facciamo out.println table. Ok? E di conseguenza fuori dal ciclo la chiuderemo, quindi qua sarà minore barra table. Ok? Adesso sulla riga della tabella mettiamo una riga di risultato. Che cosa conterrà la riga del risultato? Allora, dato che l'id di interno non ci interessa più di tanto, possiamo stampare che cosa? Andiamo a vedere qua, che avevamo il risultato, la descrizione e la quantità. Ok? Quindi due celle, una per la descrizione e una per la quantità. Allora qui andremo a dire, ok, iniziamo a preparare la riga, ok? Quindi la riga sarà out.println tr, giusto? Poi recuperiamo la descrizione. Per recuperare la descrizione come facciamo? Dobbiamo andare a recuperare il campo della riga corrente che si chiama descrizione. Che vuol dire? Andare a prendere query result e andare a dire io voglio che cosa? Beh, intanto sarà una stringa, no? Stringa, vedete qua, get string, e poi ci dice column label, etichetta della colonna. La colonna da noi si chiama descrizione, quindi dirò get string virgolette descrizione, così prendo dalla riga corrente la stringa corrispondente alla descrizione. Perché dico stringa? Beh, perché lì dietro c'è un testo, fosse stato un numero avrei dovuto prendere il numero corrispondente, quindi intero, double o quello che è. Ok? Quindi get string descrizione. Allora, questa roba qua ci ritorna la descrizione della riga corrente, ok? Nella riga corrente qual è il valore del campo descrizione? Però la prima riga sarà carote, ok? Allora, questo dove lo dobbiamo mettere? All'interno di un td, ok? Quindi sarà out.println virgolette minore td maggiore, chiuse virgolette, più il valore della descrizione più minore barra td maggiore. Ok? Quindi ho scritto la cella. Sposto leggermente così vedete tutta la parte interna. Quindi ho scritto td, valore della descrizione, chiuso td. Se voglio scrivere il valore della quantità come farò? Esattamente allo stesso modo, ma cambierò il nome della colonna. Quindi copio la riga e vado a cambiare il nome della colonna. Ctrl C, andiamo a capo, Ctrl V. A questo punto voglio la colonna quantità. Ma quantità di che tipo è? È un intero ragionevolmente, ok? Quindi al posto che get string posso usare get int. Voglio un intero. Quindi importante per recuperare i campi da risultati di una query recuperare sempre se possibile il tipo corretto in modo tale da poterci poi lavorare. Se io voglio recuperare un numero e faccio delle operazioni non posso recuperarlo come stringa, altrimenti la somma di due stringhe vuol dire concatenare le stringhe e non sommare i numeri. Quindi è importantissimo
ricordarsi come è fatto il database e recuperare i dati correttamente. Quindi in questo caso, anche se lo stampiamo solo, lo recuperiamo correttamente come intero. Ok, poi finito questo, che cosa facciamo? Chiudiamo la riga, quindi ricopio la riga di apertura in modo da aggiungergli solo una barra. Chiudiamo la riga della tabella. Fatto. Ok? In questo momento abbiamo finito di creare la nostra primissima pagina di prova, che non fa nient'altro che stampare il contenuto della tabella prova. Ok? Allora possiamo salvare e vedere se ci è andata bene e non abbiamo fatto nessun errore. Quindi, run as, run on server. Se ho cliccato correttamente, non me l'ha preso, vero? Allora, possiamo chiudere anche la tabella? L'ho già chiusa io qua sotto. Ok, alt println slash table. No, no, ma non c'è problema. In realtà è che è proprio mio. Io di solito cerco di lavorare in modo da dimenticarmi le cose, perché me le dimentico sempre. Quindi se apro un tag lo chiudo subito, magari lasciandomi lo spazio per poi lavorare, perché sennò me lo dimenticherei. Cioè, se non l'avessi fatto l'avrei dimenticato. Ok. È solo un trucchetto per evitare di dimenticarsi. Ok. Allora, ritorniamo alla nostra pagina. Quindi, qua run as, run on server. Su quale server? Il local host, il Tomcat locale. Next, questi li togliamo che non li voglio. Voglio solo questa, perfetto. Finish. Allora, il server viene avviato e la pagina va a recuperare i dati. Ok? Funziona tutto. Andiamo a vedere un attimino qui nella console che cosa è stato scritto, così vediamo quel meccanismo del creo una sola istanza. Ok, allora vedete che a un certo punto qua ci sono queste righe qua. Dopo server startup che ci dice è partito, ci ha impiegato un secondo a partire circa, c'è questa riga qua che è stata scritta dalla dbconnect. Ok, quindi voi dove all'interno di dbconnect vedrete this.logger log e la riga che si occupa di scrivere questo messaggio qua, che dice ho creato l'istanza. Ok, quindi quando io ho fatto get instance, quella classe mi è andata a dire esiste già un'istanza di connect? No, la creo. Creata. Questo qua vedete che direbbe la stessa cosa, in realtà è il metodo prima che lo scrive, è quello che va a controllare se esisteva o no. Ok, quindi mentre questo ci dice che è stata effettivamente costruita, questo qua ci dice ok, l'ho recuperata, sia che esistesse che sia che non esistesse ancora. E questa qua, l'ultimo messaggio, dopo che l'ho recuperata, l'ho tornata indietro. Ok? Quindi qua semplicemente ci dà i vari passi. Parte il server, nel momento in cui faccio dbconnect get instance, va a controllare se c'è l'istanza, non c'è, la crea e la ritorna indietro. Ok? I vari passaggi. Ora, una volta che c'è l'istanza, MySQL stava girando perché l'abbiamo lanciato prima per configurarlo, allora si può aprire la connessione. Connessione aperta, possiamo mandare la query e ottenere i risultati. Vedete che abbiamo i risultati. Proviamo ora a fare la stessa, ricaricare la stessa pagina ma fermare MySQL. A questo punto andiamo in errore perché la connessione non si può più aprire. Vediamo se è vero. Quindi io qua passo in amministrazione, vado in startup e shutdown, qui non si ricorda com'è, e gli dico stop. Ok, quindi adesso ci invito un attimino a fermarsi. Fermato, ricarico la pagina. A questo punto la mia pagina non funziona più perché è morto il database, quindi quando faccio get connection non riesco a ottenere la connessione. Allora ricominciamo e
eccoci qua, guardate qua, 500, errore. In particolare ci dirà, c'è stata una null pointer exception dove, nella pagina JSP, eccetera, alla riga, ci dice anche in che riga, 24 è questa riga qua. Perché una null pointer exception? Perché DB connection è null, perché non ce l'ha fatta ad aprire la connessione, ok? Quindi, se volessimo fare le cose bene, dovremmo andare anche a controllare che non sia null DB connection, ok? Perché se è null vuol dire che il database non sta girando, per qualche motivo non sono riuscito a aprire la connessione. È chiaro? C'era tanta roba oggi da imparare. Quindi, tutto questo adesso ve lo metto in linea, non ho ancora messo la soluzione, ma ve lo metto subito in linea. Prossima volta proviamo a progettare e ad accedere poi al database degli utenti, in modo tale da passare a qualcosa che sia un po' più reale, che non una lista di zucchine e carote. Ok? Avete dubbi, domande? È il momento buono per chiederle. Ok. Quanto c'è il database? Che sta girando? Devi guardare qual è l'errore. In realtà null pointer significa che c'è stato un errore nel momento in cui richiedo la connessione. Potrebbe anche essere semplicemente un errore perché la tua stringa di connessione è sbagliata. Oppure perché l'utente non ha i permessi per accedere. Esatto. Dall'errore sullo statement, perché in realtà è DB connection che è null. Quando io faccio get connection, se c'è un errore a ottenere quell'oggetto, errori ve ne posso listare a memoria almeno 4. Database non gira. Database gira ma non c'è il database dentro. L'utente è sbagliato. Non c'è la classe di connessione. La classe il connector non è raggiungibile. Risultato errore, ok? Quindi, come sviluppatori, l'unica soluzione è metterlo in un try and catch, quindi cercare di gestire l'errore. E poi assicurarci di evitarlo, quindi assicurarci che tutte le precondizioni siano rispettate. Se ritorna null, bisogna andare a vedere uno di questi casi, ok? Adesso poi lo possiamo vedere assieme se in realtà è un problema che hai. Ok.